Bravi. Chiami un quadro che c'è un quadro vostro.
dall'estate, ma purtroppo non cammina tende da sé perché anche a decorso. Bravissimo!
giocatori italiani, chi ha chiamato il suo record? Dai forti, dai forti, dai che c'è il suo record! Chi ha chiamato il record? Maestri! 5-2, credo che sia il record! Cesare Maestri non solo vittoria qui Carveico ma è anche record. Non so io se è record, ok, allora ancora meglio. È una bella sfaticata. Ha confermato il record, quindi ancora meglio. Mi sono divertito, il percorso bello, tutto su e giù nei sentieri. Alla fine l'ultima salita non ne avevo più, hanno iniziato a venirmi i crampi quasi alle gambe, allora ho dovuto rallentare un attimo e è andato benissimo così. Complimenti. Grazie, grazie a tutti. Aspettiamo il tuo compagno di squadra. Sì, esatto, dovrebbe... Era secondo, poi non so di preciso, spero arrivi secondo Rambo, dai. Palmini della Trenza Valli Bergamasche, campione del mondo di corte montane lunghe distanze, Rambo Palmini. Arrivo anche per lui, intervistato da Enzo Mastanelli dalle TV locali, lascio la parola per il vincitore. Alessandro, potete continuarlo. Ciao Alessandro, com'è andata? Ma sì, dai, bene, un po' duro, ho sofferto un po' l'ultima parte, però dai, bene. Quali erano le tue aspettative? Sì, le aspettative era di stare dietro a Cesare, sapevo che lui col periodo qua una marcia in più di me, però bene, dai, sono contento, il percorso bellissimo e bene. Bene, bene. E arriva un altro azzurro della corsa in montagna, Marco Zanoni. Marco Zanoni, bravo, terzo classificato, ti è piaciuta? Mi è piaciuta moltissimo, soprattutto la discesa, mi sono divertito e in quanto alla gara ho cercato di mantenere il mio terzo posto perché Maestri e Alessandro sono andati veramente forte e sono contento della mia prestazione. Tu conosci bene anche il primo e il secondo, sono tuoi compagni di corsa in montagna nella squadra azzurra. Sì, sì. Alessandro abita anche vicino a me, quindi ci troviamo spesso e volentieri a allenarci. Cesare lo conosco da un po' di anni anche lui e insomma ci divertiamo insieme. Un voto alla gara di Carvico? Ah, un 10 pieno, mi è piaciuta moltissimo. Grazie. Grazie. Applausi per lei, con il governo 16, Camilla D'Aviva! Denisa Dragomir, hai vinto e hai demolito il record precedente. Lascio la parola. Sì, ora hai visto che hai fatto il record. Denisa Dragomir. Molto contenta perché sai l'inizio di queste stagioni e mi è andato molto forte, sto contenta. Ti è piaciuta la Sky del Canto? Sì, è stata molto bella, più corribile e mi gusta tanto. Grazie, complimenti, bravissimi. Grazie a voi, ciao. Alessandro Chiappa, presidente della Carvico Skyrunning, un evento strepitoso. Sì, dai, oggi è andato veramente tutto bene. Stamattina quando abbiamo visto due gocce scendere dal cielo pensavamo al peggio, invece tutto si è risolto per il meglio. È stata una grande festa, la manifestazione, la gara è andata benissimo, abbiamo visto battaglie sin dall'inizio e adesso vedo tantissima gente, questo ci riempie il cuore perché dietro c'è tanto lavoro, tanta fatica, tanto impegno, però queste sono delle grandi soddisfazioni. Un lavoro tuo e di tantissimi volontari. Assolutamente sì, qua siamo all'incirca 150 volontari che lavorano mesi e mesi ininterrotti per portare questa manifestazione, questa giornata che lasci veramente il segno. Un lavoro di squadra, un grande successo che sta portando Carvico e il Monte Canto a conosciuto in tutta Italia. Sì, sì, il canto oggi, penso che abbiamo parlato più alto noi in confronto alla Maratona di Milano, senza fare paragoni, però essendo una manifestazione particolare abbiamo lasciato veramente il segno. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Da Carvico è tutto, diamo l'appuntamento al 2018 per la nona edizione della Sky del Canto. Ciao a tutti!